testimone innanzitutto è quello che attesta la verità di un fatto, che dice io c'ero. Questo è importante, io c'ero, questo fatto è veramente accaduto. Per me questo è un fatto ineliminabile. Di fronte a questi avvenimenti particolari, il dire io c'ero vuol dire fare una denuncia. La persecuzione è stata una prova inaspettata per noi, ma normale in un regime comunista. Noi eravamo abituati alla democrazia, rispetto della persona, della coscienza, ma non il terrore, il fondamentalismo, come si dice oggi. Sono stati incarcerati nel primo momento, cioè in quel dicembre 1948, i sei vescovi ufficiali. In seguito sono stati nominati nelle catacombe, in clandestinità, altri sei vescovi, anche loro incarcerati. E ognuno di noi potrebbe ripetere le parole del vescovo di Cluj, Julio Hossu: la mia fede è la mia vita. Io non faccio altro che seguire i principi della mia fede. Se la mia fede cristiana mi dice di rispettare gli altri, rispettare prima me stesso e poi rispettare gli altri, fare sacrifici per aiutare gli altri, di soffrire ciò che la provvidenza mi manda, è una cosa normale. Ai testimoni che andiamo ad ascoltare, come quelli di stamattina, che cosa chiediamo, cosa ci aspettiamo dall'ascolto di una testimonianza? Che si rendano partecipi di quello che hanno provato, attraverso le loro parole, chiaramente. Che raccontino la loro storia, ma non solo, che riescano a dargli una connotazione anche un minimo emotiva, in modo da trasportare noi stessi dentro la loro storia, in modo da riuscire a immedesimarsi, a vedere la loro storia dentro di noi. Ma nome è Sarina Ionescu, nome le de Ionescu Vini. Mi chiamo Sarina Ionescu. Sono nata nel 1930 nel villaggio Vama del distretto di Suceava, nella Bukovina del Sud. Nell'anno 1941, nel mese di ottobre, il giorno 11, sono stata deportata in Transnistria dalla città di Kumpulung Moldovenes, insieme a tutta la popolazione di etnia ebraica. Nella deportazione non ha potuto aiutarci molta gente, perché la gente comune non poteva decidere niente in materia di guerra, di pace, di politica generale. Ci sono state comunque delle persone che, rischiando la propria vita, hanno contribuito alla salvezza di un numero considerevole di persone. Conosco di persona un uomo che proveniva dalla Bukovina del Sud, Traian Popovici, allora sindaco della città di Cernauti, che grazie alla sua carica ha potuto salvare 16.000 ebrei dalla deportazione. Questo insegna che ognuno può dare il suo contributo, piccolo o grande, all'arresto del male, anche in circostanze che sembrano impossibili. Io sono rimasto colpito dalla signora, che mi è sembrata molto distaccata dalla sua vicenda. Dice, un 42 hanno avuto famiglie compuse di o persone. Nel 1942 facevo parte di una famiglia composta da 8 persone, padre, madre e figli. Quando ci hanno presi, ci hanno fatto partire a piedi, in grandi convogli, accompagnati dai gendarmi. Morivano i nostri bambini. Mangiavamo quello che si poteva raccogliere lungo la strada. Abbiamo camminato per 6 settimane. Quando siamo arrivati a destinazione, ci hanno preso tutto, ci hanno portati nei kolkhoz, in capannoni grandi senza porte e vetri. In primavera chi poteva uscire a lavorare per una brocca di mais e 2 patate. Quando arrivava l'inverno non c'era più lavoro. Allora stavamo tutti là dentro i capannoni a morire di fame. La mattina, quando ci si svegliava, si prendevano i morti e si seppellivano dove si poteva. Ci è venuto ordinato un quanto ne scusi. Sicuramente diverso dalla visione di Rom che abbiamo noi a Bologna, perché comunque, almeno per la mia esperienza, almeno personalmente avevo un'immagine un po' negativa. Oggi ho potuto vedere, intanto conoscere la storia, di cui non avevo alcuna idea, e poi cambiare sinceramente un po' il pensiero che avevo, perché ho avuto un contesto più ampio sul quale poter riflettere e quindi cambiare il mio punto di vista. Molto, diciamo. Perché ne veniamo a contatto
tutti i giorni, ma è come se non avvenisse questo contatto. Non abbiamo mai sentito le storie di quelli che sono stati in campi di concentramento. È stata una cosa bellissima, anche brutta da sentire. Sara, ci sta. Oggi è capitato un avvenimento degno di essere ricordato, importante per il nostro paese, ma anche per la memoria europea, la restituzione della memoria del totalitarismo, focalizzata sulla memoria del totalitarismo romeno, vero flagello storico. Davanti a questo gruppo di 50 giovani studenti di Bologna è stato presentato un film realizzato nel 1991 da una squadra televisiva condotta da Gabriele Nissim. Durante l'incontro ho evocato la cronaca di un regime totalitario, le sue articolazioni istituzionali e i non valori dell'ideologia che l'ha reso possibile. Ho insistito poi sulla recezione molto drammatica della memoria nel Gulag del mio paese. Rispondendo alle domande dei giovani e ricordando un milione di persone che hanno sofferto durante la repressione comunista, ho dato questo consiglio. Per un minuto, per un secondo, cercate di capire che il dono della libertà è il più grande dono della vita e vale la vita stessa. Di fronte a queste testimonianze, anche se l'emotività non è un granché, cioè il semplice racconto, la semplice testimonianza delle loro vicende è di per sé enorme, cioè il racconto di una persona che ha vissuto in una stalla per 2 anni, che ha dormito sulla paglia, che ha visto morire suo fratello di fianco a sé, non poteva neanche essere seppellito perché la terra era ghiacciata e non si riusciva a seppellire, se poi non lo racconti in modo emotivo è comunque una cosa... Noi abbiamo avuto modo comunque di renderci conto di cosa vuol dire elaborare la memoria, una testimonianza, il ricordo di un'esperienza anche tragica e drammatica, anzi soprattutto tragica e drammatica, di cosa vuol dire elaborare al fine di sopravvivere al ricordo stesso. Sentivo non che mancasse la partecipazione al ricordo, ma l'elaborazione, cioè un porsi delle domande e cercare delle risposte su un fatto che comunque ha segnato in maniera indelebile la vita di una persona. Il testimone non è detto che sia un narratore, perché il testimone racconta un vissuto, ma non è obbligatorio che conosca tutto il contesto in cui il vissuto va collocato. Chi è quello che resiste? È la persona che ha capacità di pensare da solo, no? Cioè, pensare da solo vuol dire che ha la capacità di riflettere, di pensare. Dobbiamo avere la capacità di mettersi al posto degli altri, di vedere il mondo a partire anche dagli altri, non da noi stessi. E Hannah Arendt dice un po' questo, che il pensiero autonomo avviene nelle situazioni di emergenza. All'interno di una società totalitaria tu puoi osare pensare da solo e trovare poi una solidarietà di altri, cioè che ti aiutano. Io, se dovessi dire proprio il punto della resistenza in una società totalitaria, è questo, cioè la creazione della società parallela. E che cos'è la società parallela? Questo è un punto, no? Cioè che in una società totalitaria tutti pensano allo stesso modo, perché è una virtù morale pensare in un certo modo, cioè fare la delazione verso i genitori o verso i propri mariti. È una virtù morale, perché il potere ti dice quello. Nella misura in cui si crea una società parallela, cioè qui abbiamo una micro società parallela, allora come dire, le persone, rispetto ai valori dominanti, acquisiscono però altri valori che li sostengono. Cioè la persona, cioè a un certo punto, cosa ha di fronte? Ha un potere totalitario, ma una società parallela che dice diverso. Allora, il totalitarismo dice fai il delatore, la società parallela dice difendi la verità. Che differenza ci può essere tra i resistenti morali e i giusti che voi avevate studiato in passato? Questa categoria di resistenti morali è una categoria nata dall'estensione del concetto di giusto ad altri contesti. Studiare il comunismo consente di mettere a fuoco quelle che sono le caratteristiche della vita nella verità. Brava, continui così, Anna. Lei mi restituisce la fiducia nei giovani.
Gustavo, niente? Giusto, Anna. Genius loci in latino significa lo spirito del luogo. Ogni posto sulla terra ne ha uno, un suo unico magnetismo che gli è proprio un po' più fluido. Ma tutto è andato a puttane, fanculo, scrivete. Tutto è andato a puttane. Scritto? Tutto è andato a puttane e lo spirito del luogo si è perso. Quarant'anni e abbiamo vissuto nonostante la nostra non libertà. È bastato abbattere il muro per ritrovarci al pari degli altri. Vogliamo abbuffarci e ballare. La Mitteleuropa si sta sciogliendo come una pastiglia effervescente in un bicchiere d'acqua. Per 40 anni l'Europa ci ha ignorato, evitato. Tutto succedeva dietro le nostre spalle. Adesso all'improvviso ci chiediamo: dov'è il nord? L'est, l'ovest, il sud? Vi presento l'unico retro mirror. Con l'aiuto del nostro retro mirror potrete vedere dietro le spalle. Avete l'impressione che la vita vi sfugga fra le dita? Avete l'impressione che i vostri amici ammutaliscano quando entrate e scoppiano a ridere quando uscite? Sospettate che vostra moglie non vi dica tutto? Pensate che le cose importanti della vita succedano senza di voi? Se la risposta è sì, allora il nostro retro mirror è fatto proprio per voi. Con l'aiuto di questo straordinario apparecchio sarete costantemente al centro delle cose. D'ora in poi vedrete tutto quello che succede dietro le vostre spalle. Una volta provato il nostro retro mirror non farete più neanche un passo senza. Non sempre le cose importanti hanno un nome chiaro. Imparate a leggere fra le pagine del libro della vita. Imparate a comprendere il silenzio e le allusioni. Esercitate la vostra percezione. Orientatevi nella giungla delle relazioni umane. Smettetela di essere lo scemo di turno. Non permettete più che vi ridano dietro le spalle. Prendete la vostra vita nelle vostre mani e insieme con Retro Mirror uscite fra la gente. Chi vede dietro le spalle? Guarda avanti con audacia. Abbiamo riso, abbiamo provato il nuovo apparecchio, ma era veramente necessario? Non era meglio porsi la domanda: sta forse arrivando il diluvio universale? Fratello Giuseppe, fratello Vladimiro, fratello Gustavo, sorella Anna. Sarà questo diluvio il giusto castigo per le nostre vite peccaminose? Sarà possibile evitare il diluvio universale? Quando arriverà il diluvio, ritiriamoci sulle torri. Saranno le nuove isole. Ma da queste isole del tardo pentimento non stripperanno forse i corpi aggrovigliati? Quando arriverà il peggio, ognuno vorrà attaccare la propria barca alla croce. Nella nostra piccola patria per 40 anni è stato proibito costruire chiese e adesso non passa una settimana senza che da qualche parte ne costruiscono una nuova. Il nostro paese è disseminato di chiese bellissime, ma vuote. Come è scritto nella Sacra Scrittura, quando il terzo giorno Noè liberò la colomba e vide che ella non tornava, capì che le acque si stavano ritirando e che la colomba aveva trovato la terra. Grazie per la vostra attenzione. Il senso, secondo me, di questo percorso sta in una parola, che secondo me è una parola chiave, che è la parola esperienza. E di ciò che si studia si deve fare esperienza. Esperienza personale. Lo studio deve implicarmi come persona, deve mettermi in discussione come persona. E quindi in qualche modo mi deve cambiare. Per me la parola esperienza è sinonimo della parola conoscenza. Implica un paragone tra me e quello che studio, tra me e la realtà che incontro, e quindi alla fine io devo dare un giudizio. Quindi se vogliamo utilizzare un'espressione cara alla filosofia, possiamo dire che l'esperienza è l'esito di un'attività sintetica. Se io ho come obiettivo il fare memoria, devo fare esperienza di qualche cosa per poterla poi comunicare. Sono anni che dico ai ragazzi che noi diventiamo testimoni di quello che studiamo, nel senso che facciamo esperienza di quello che studiamo e dopo siamo in grado di trasmetterlo ad altri. Che Ceausescu voleva mettere Romania sulla carta del mondo come un paese molto importante. Lui è il primo presidente comunista che ha cominciato a avere relazioni con gli Stati Uniti, con i paesi arabi, con i paesi di Africa. Voleva ingrandire l'immagine della Romania. Esatto, però è più importante
fare vedere una bella immagine, quindi un Parlamento enorme, o il più importante il fatto che l'economia sia un paese dalla, cioè scusa, la Romania sia un paese dall'economia solida, che la gente stia bene? Ma è cominciato bene, ma l'hanno sparato in 89 e poi non è fatto niente di più. Noi abbiamo solo due autostrade, infatti in 20 anni. Iliescu ha chiamato i minieri. I minieri, quelli che... sono nella miniera. Ok, esatto. I minori, miners. Miners, exactly. Okay. And they hanno cominciato a colpire i studenti. Ah, però. Nella piazza dell'università. Ah, sì? Sì, li hanno battuto, hanno preso quello che si... The spade, yeah, exactly. La vanga, e hanno cominciato a colpirli nella testa. Bambini di... oh, non bambini, ragazzi di 21-22 anni. Nel 91? Sì, nel 91. Iliescu sempre mette delle persone importanti nel partito che hanno la stessa mentalità con lui. Beh, perché lui comunque vuole mantenere il potere. Esatto. Non gli interessa di mettere qualcuno che lo possa contrastare. Quindi hanno... Gypsy camps in... Ok, wait a minute. Allora, diceva prima che un sacco di suoi amici hanno un desiderio che abbiamo sentito anche da altri ragazzi, che è quello di andare via dalla Romania e restare fuori, nel senso che vogliono finire gli studi e andare a lavorare da qualche altra parte, perché a questo momento la Romania non può offrire molto ai ragazzi e alle ragazze giovani come lui. E in questo momento stava parlando, c'è un confronto invece con l'Italia, anche se ha detto che è dispiaciuto per il problema che c'è tra l'Italia e la Romania, ovvero il problema degli zingari. They are the ones who are committing the most crimes, theft and... I don't know, it's a little bit too complicated for me. Gli ho chiesto se sente nella sua patria, sente il problema dei romeni, degli zingari, dei rom, scusate. E mi ha risposto che è un discorso complicato. I'm not that extreme as the ones you talked about. The real gypsy culture, not what you see on our streets and in your country. They're actually a very romantic and wonderful society. Diceva che lui non è così estremista e che ritiene che comunque la vera cultura rom, che non è la cultura dei zingari per le strade, è una cultura molto ricca di cose, una cultura romantica, una cultura di suonatori che merita di essere conservata. Se iniziamo a pensare che aspetti anche di culture differenti possono essere conservati, possiamo iniziare a lavorare insieme verso un obiettivo comune. Uno, due, tre. Sarà che a differenza dei due ragazzi del giorno prima, questo ragazzo qua mi ha detto noi vorremmo tenerli da noi perché alla fine dei conti è un nostro problema ed è un problema che possiamo risolvere collaborando con loro. E alla fine chiaramente lui, per fortuna, non aveva atteggiamenti di violenza o intenti violenti nei confronti della popolazione rom, però quantomeno riconosceva che rappresenta per la sua società e per la nostra società, dal momento che lui è stato lui a fare il paragone con l'Italia, rappresenta comunque un problema. Abbiamo visto anche l'altro giorno dall'incontro con la sociologa che non sappiamo nulla della loro tradizione, nulla delle loro usanze. Cioè che i rom comunque, la loro cultura, la loro arte, magari ce l'hanno, però noi non la conosciamo perché non è stata scritta. Però forse sono loro i primi che vogliono sentirsi una società a parte. Infatti si escludono da soli. Esatto, sono loro che considerano la propria cultura e il proprio essere parte di una comunità, qualcosa a parte dalla società che in questo caso anche cercare di integrarli è impossibile. Diventa quasi una costrizione. Se non fosse stato un rom non gli sarebbero successi la deportazione. È successa perché era rom, quindi lui sa di essere rom e è rimasto rom, poi ha accettato magari parte o in tutte quelle regole di cui parlavi tu prima, che tutti ritengono giuste solo perché le ritiene la maggioranza, allora lavora, manda a scuola i figli magari, porta a casa lo stipendio. Il lusso che a lui non ce l'hanno in tanti, nel senso che nel momento in cui vivi un'esperienza del genere di deportazione, secondo me resterai rom per sempre dentro di te e non potrai mai negare la tua identità, nel senso che sai perfettamente quello che ti è accaduto. Però a una persona che magari non ha vissuto tutto questo, un'integrazione di quel tipo secondo me può portare alla una negazione della propria identità. Noi persone ragioniamo comunque secondo un'ottica che può essere distorta, perché noi ragioniamo secondo magari dei preconcetti che sono dati dalla società in cui viviamo. Cioè,
Per fare un esempio, se noi fossimo vissuti sotto Ceausescu, probabilmente adesso ragioneremmo in una maniera diversa. I ragazzi che non, pur non essendo vissuti sotto Ceausescu, comunque subiscono ancora l'influenza di un determinato pensiero, ad esempio dicevano che secondo loro Ceausescu comunque non era considerato del tutto negativamente, perché anche se aveva lasciato morire di fame molte persone, aveva comunque costruito il Palazzo del Parlamento, un magnifico edificio che desse al mondo un'immagine della Romania bella, grandiosa, magnifica. Fare memoria dei giusti o di queste figure di resistenti morali aiuta le persone a riconoscere le dinamiche che animano il proprio io. E il paragone continuo, costante con queste persone aiuta a riconoscere e trovarle in sé. È come se l'io si ridestasse, no? Cioè, e si ridesta perché prende coscienza di se stesso. Questo è l'esito più importante, secondo me, del fare questo tipo di memoria. Perciò un io ridestato, un io capace di responsabilità, è un io che è capace di esercitare una responsabilità civile anche nel contesto in cui vive. Fare memoria in questo senso rende noi attori di una storia nuova, una storia alternativa. Giardino dei Giusti di tutto il mondo, Monte Stella, Milano. La memoria è un'arte di grande responsabilità. Da essa dipende il modo di percepire il passato e l'interesse per il tempo presente. Abbiamo potuto conoscere l'esistenza di una storia diversa di dignità, resistenza e bene, che è diventata nostra ed è entrata a far parte della nostra coscienza. Essa può diventare lo sguardo per accostarsi al mondo. Abbiamo così capito che la verità e la riconciliazione sono un esito possibile e non necessario dell'azione della memoria. Il reale antidoto contro il male è proprio la memoria di quegli uomini e di quelle donne che hanno agito ed agiscono per difendere la verità e la bellezza della vita. La libertà è il coraggio di dire no alle azioni malvagie, e nelle situazioni estreme questa scelta si evidenzia in tutta la sua positività. In quel luogo della memoria così singolare che è il Giardino dei Giusti è piantato un albero per ricordare ogni uomo che ha scelto il bene. I loro nomi incisi sul marmo dei cippi e la bellezza del luogo consentono un incontro ideale nella rappresentazione della nostra mente. Così la memoria, ritrovando il suo contenuto più autentico, ritrova anche la sua natura. Essa ha infatti quello sguardo in trasparenza sul presente, trasmesso dal senso degli avvenimenti passati, che ci apre al futuro. Il filo rosso della memoria da ricercare nella storia è proprio questo.